Sì, mister, alla luce specialmente dell'ultima mezz'ora della gara di andata dell'anno scorso, quando Pioli mise, se non sbaglio, Diamanti sulla fascia sinistra e mise un po' in difficoltà la squadra, è prevista una. Ritorno? Sì, è Buona prevista. mese. Sì, è prevista, io tra l'altro lo ripeto, io non l'ho vista così arrabbiata, credo per la fase difensiva in generale come in quella sera lì. Credo in generale avrebbe buttato via una partita che sembrava controllata in particolar modo nel primo tempo. È prevista una fase difensiva, non una marcatura uomo, una fase difensiva particolare qualora Diamanti si spostasse sulle fasce, perché la Fiorentina ha dimostrato nelle ultime gare, sarà casualità, sarà quello che vuoi, però Gervinho con Obrianca, che quando c'è un giocatore veloce che attacca sugli esterni ci mette sempre in difficoltà. Noi quando prepariamo la partita, quando si immagina la partita, si immagina un po' tutte le possibilità in fase anche di quello che è successo alle altre squadre e quello che hanno fatto. Quindi questa è una possibilità, quest'anno l'ha utilizzata spesso Pioli, ma i giocatori bravi e importanti non è, ce l'abbiamo anche noi, no? Credo che anche gli altri allenatori pensino a come affrontare il quadrato ogni partita e molto spesso sono sicuro che di rimpettare la sera prima faccio fatica a dormire. E certi giocatori non puoi fare nulla se non cercare di avere di più la palla e cercare di chiudere gli appoggi, altrimenti ci sarebbe il L'altra cosa riguarda una confessione che ha fatto il sindaco di Firenze Matteo Renzi alcuni giorni fa. Dice che l'ha chiamato Guardiola e gli ha detto di girare dei complimenti per come gioca la Fiorentina. Ha detto che effettivamente la Fiorentina è una realtà particolare in Europa a livello di gioco. Volevo sapere come aveva preso questi complimenti che non sono da una persona banale come Guardiola. Se è una stella, se è un qualcosa che in particolar modo i tifosi dovrebbero sentire come proprio questi complimenti di Guardiola, specialmente in Italia dove a differenza in Europa si guarda soprattutto il risultato e la Fiorentina invece a livello europeo viene vista al di là del girone di Europa League, degli avversari che ha incontrata, come un'eccellenza dal punto di vista del gioco. Ma sicuramente fa piacere, di là anche per lo spessore dell'allenatore, con cui ho giocato, quindi magari lo fa anche per un po' per simpatia personale, perché avevo un bel rapporto con lui. Ma noi siamo soddisfatti di quello che stiamo riuscendo a fare, per l'identità che la squadra ha esportato anche all'estero, no? Quindi fa piacere che questo venga riconosciuto. Così come fa enormemente piacere che questo venga. Anzi, è riconosciuto anche a Firenze, i tifosi lo vediamo ogni domenica, io lo percepisco anche per strada, quanto si sentono fieri della propria squadra. Non tutti voi lo siete altrettanto, ma questo non è, si può ambire a questo, sinceramente. Si onda meno. Sì, è anche vero.